Durante questo periodo invernale noi facciamo anche il servizio delle unità mobili. E il Comune di Milano, sotto la responsabilità del dottor Marco De Capitani, che è il nostro coordinatore, ha costituito un gruppo di associazioni che vanno attorno durante le notti con le unità mobili, in modo particolare la Ronda della Carità, i City Angels, la Croce Rossa in modo particolare, poi noi però lavoriamo in modo sinergico con l'unità mobile dell'ATM. L'ATM ha messo a disposizione un grosso autobus attrezzato con una zona di socializzazione, un piccolo ambulatorio, un piccolo angolo di cottura e con dei volontari tutte le sere, quando è cominciato il freddo, cioè da novembre e fino alla fine di marzo, noi tutte le sere dalle 8:30 a mezzanotte, a volte anche alle 12:30, andiamo attorno ad accogliere queste persone. Abbiamo un'equipe di persone, volontari e anche un medico sempre presente sull'unità mobile. Dopo noi sappiamo dove sono questi posti, la città è stata divisa in diverse parti dove le unità mobili visitano questi luoghi. A noi sono stati dati alcuni luoghi diremmo abbastanza impegnativi, come la stazione centrale, la stazione Garibaldi, Greco e poi diverse case e fabbriche abbandonate in periferia. E noi andiamo, li assistiamo, gli diamo la coperta, il soccorso, li visitiamo, gli diamo qualcosa da mangiare, poi se qualcuno accetta li portiamo anche in dormitorio. Ma se poi non accettano, ovviamente li lasciamo lì dove li abbiamo trovati, però perlomeno li abbiamo visitati, gli abbiamo dato qualche cosa. E questo lo facciamo in modo sinergico anche con le altre unità mobili. Tant'è vero che spesse volte prendiamo telefonate o dai siti o dalla Croce Rossa o dalla Ronda della Carità pregandoci di ospitare presso i nostri dormitori notturni anche le persone che loro accolgono.